Allora, oggi sono qui con Maria Giulia Costanzo, una bravissima fotografa che ha partecipato a Master of Photography di Sky e ultimamente sta facendo una campagna su Instagram per abolire lo shading dei profili degli artisti. Una campagna, diciamo che sto condividendo il mio dolore perché comunque Instagram è sempre stato una fantastica piattaforma dove poter condividere la propria arte, farsi conoscere agli altri. E vabbè, da quando è stato comprato da Facebook un sacco, ci sono successe varie cose e l'algoritmo. Ci sono questi algoritmi che cambiano di settimana in settimana, uno non sa veramente più come relazionarsi al social. E secondo me è come se avesse tracciato un po' tutti quanti gli artisti, quindi quelle persone che riescono a lavorare, a trovare dei clienti tramite i social, e li avesse in un certo senso oscurati, penalizzati. Quindi boh, cioè io è un pochino che cerco di capire cosa sta succedendo, ho provato a seguire una serie di passaggi, tra cui staccarmi da Instagram per 3 giorni, disattivare l'account, passare dal creator al profilo account personale normale e poi a togliere tutti gli account falsi, ho fatto una pulizia anche di quelli e poi ho fatto delle promozioni e dal 3 giorno gli hashtag mi avevano funzionato su 2 post consecutivamente, ero tipo wow, Cosa sta succedendo? invece ieri sera ho rifatto un post, un reel, e gli hashtag non funzionavano, quindi ho detto, ma fanculo, ci avevo quasi creduto, e invece niente. Ed è un problema, però è anche uno stimolo a dire, ok, cioè, uno non può affidarsi esclusivamente a queste piattaforme, uno deve trovare altre cose per coinvolgere il pubblico e niente, riuscire a lavorare, a trovare clienti, no? A far crescere il proprio business. Quindi piano piano si fa, piano piano ci si riesce. Poi magari Instagram appunto arriverà a una situazione in cui, cioè approderà in un momento dove le cose saranno un pochino più, che si capirà qualcosa e che veramente boh. No, anche perché comunque è stata sempre una piattaforma di lancio per tantissimi artisti, quindi che succedano queste cose è un po' un'assurdità. Ma peccato, cioè o il mondo, qualcuno propone un'applicazione che possa prendere il posto di Instagram, perché a questo punto Instagram non è più una vetrina per gli artisti, e quindi si passa a una nuova applicazione, o se no, veramente uno deve cambiare in base al social. Poi c'è sta cosa che trovo interessante, il fatto che faccia comunque competizione a TikTok, perché è stra interessante anche la fruizione di video. D'altronde c'è chi preferisce il video all'immagine, quindi se uno può imparare dal video, ben venga, uno ci si mette in gioco, come anche quello di ieri Quello lì è stato fantastico. sono cretina, no? Poi mi ci diverto, mi sono cacciata fuori questo periodo, dai. Buttiamo giù un po' di pillole che ho imparato durante la scuola, di fotografia, queste cose qua. Perché magari uno dà per scontato, ma non lo sono, ecco. E con il Covid com'è stato lavorare? Anche perché ho visto che un sacco di fotografi hanno iniziato a fare, non lo so, set fotografici su Zoom, anche se non ho idea di come funzioni, perché. Io quel tipo di fotografia non l'ho mai praticata, ma perché sono un po' fissata col mio modo di scattare, dove credo molto nella interazione tra soggetto e fotografo diretta, non deviata da uno schermo. Quindi, nonostante le proposte, io non ho detto no, cioè preferisco aspettare piuttosto
mi faccio un po' di cultura visiva, mi guardo un po' di film, in questo periodo leggo un sacco, così da rimanere ispirata. E poi quando si può tornare a scattare ci metto ancora di più me stessa, però è brutto questo periodo. Io l'anno scorso ho aperto la partita IVA il 3 gennaio No, no, 2020. che brutto! Un pochino È sì. stato un anno terribile in tutti i sensi. Sì, abbastanza. E quindi niente, cioè, l'unico mese che mi ha portato gioia è stato agosto, ma perché agosto sembrava tutto dimenticato. La gente aveva veramente voglia di investire sulla propria immagine, di ripartire con le attività. E, io stessa lavoravo un sacco e poi niente, da ottobre, boom, siamo ricascati in questa situazione e non ci si leva le gambe, non ci si leva. Voglio essere arrabbiata. Quindi allora sono molto contenta perché prossima settimana esce fuori una bella notizia comunque e sto lavorando a un progetto da 4 mesi, non vedevo più la fine e cioè non vedevo più la luce in fondo al tunnel e niente, giovedì ci sarà una bella notizia. Questa è una specie di spoiler, non spoiler perché poi alla fine non dico niente, però ecco, invito. Metti la pulce nell'orecchio di tutti. E quindi anche perché adesso si avvicina la stagione degli shooting, no? La gente a primavera ha fatto tutto l'inverno la palestra, quindi si piace di più. E poi io cosa faccio? Faccio le foto alle compagnie, ai brand, faccio gli scatti alle coppie, agli attori, agli aspiranti modelli, quindi insomma tutte persone che vogliono curare la loro immagine e che sono molto appassionate alla loro storia, quindi quello che voglio fare io è adesso, dopo tutto il periodo di Covid, rilanciarmi con una bella proposta e riuscire insomma anche a tornare un po' a lavorare, a creare immagini, che poi è un po' quello che mi fa stare veramente bene, a parte tutto. Comunque sto divertendo a fare il reels, cioè Sto vedendo che ne poi stai pubblicando tanti e sono fantastici. no, tantissimi, nella saccoccia, aspetto solo di creare una. Poi ho scoperto le guide, cioè secondo me le guide sono una funzione Instagram top, Le è guide. interessante. Quando sei sul tuo profilo, quindi Margherita Costanzo, c'è un più, tu lo clicchi e ti viene fuori la possibilità di pubblicare o un post, una storia, un reel e in fondo una guida. La guida che cos'è? L'icona a forma di libro che si mette automaticamente sulla griglia accanto ai reel, accanto alle IGTV, accanto ai post e ai taggati. E tu con questa guida puoi raggruppare i post che sono tra di loro simili. Quindi, per esempio, l'ho creata per tutte le puntate di Master of Photography. Cioè, è un modo per presentare il profilo in maniera più organica, più ordinata, più professionale. Infatti, pensavo di farlo anche per i Reels, nel momento in cui creerò una specie di format, tipo del light setup, di metterli tutti quanti lì. Così il visitatore non si perde tra le mille cose che comunque ci sono su un profilo. Funziona che c'è dal 2020, da tipo aprile. Oh, Non l'avevo mai vista. ma lo sai che l'hanno creata gli utenti che era il periodo del primo lockdown, che quindi la gente era insomma prime volte, quindi stare in casa tutte le ore, tutti i giorni, insomma, gente senza giardino, gente che stava male mentalmente. E quindi queste guide servivano a dare dei consigli su dei prodotti. C'erano, diciamo, più delle guide adibite a quei profili che si interessavano di beauty, bellezza e cura di se stesso. Però lo sposava benissimo anche un artista, un fotografo che fa i progetti, cioè, per esempio, io faccio un progetto, Skylight, che è l'ultimo che ho creato, e lì c'è un posto dedicato a Skylight, lì l'hai tunato, lassù, 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 uno cosa fa, li prende, li mette tutti quanti lì. No, È mega utile, senso. è molto bello. Com'è nata la tua passione per la fotografia? Senti, la mia passione per la fotografia è nata in balia di un periodo dove non riuscivo a capirmi, trovare me stessa, ovvero l'adolescenza. Durante l'adolescenza ero proprio aperta, io frequentavo il liceo linguistico,
scientifico, indirizzo linguistico, Anche io, quindi. ed ero in classe con 25 ragazze e zero maschi. Terribile. Poi immaginate. E poi comunque era una classe brillante, perché c'avevo veramente delle compagne di classe mega viste, astute, super smart. E ero presa benissimo perché vedevo persone intorno a me che incontravano le loro passioni, non studiando. C'era quella che studiava chimica e si appassionava alla chimica, c'era quella che faceva biologia, si prendeva bene per biologia, quella col francese, quella con l'inglese. Maria Giulia invece non si appassionava a un cazzo. E quindi, cioè, era un peccato questa cosa, perché dicevo, ma perché? Cioè, cosa ho di sbagliato che non riesco a, in primis ad apprezzarmi, a capire quello che mi piace. Cioè, era proprio una fase brutta e poi niente, il mio parente lontano, una volta a casa mia, mi ha fatto vedere gli scatti di un fotografo del Trentino. Io rimasi incantata il fatto che la fotografia, il mezzo fotografico, la camera, potesse fungere da mezzo di espressione. Che io, in tutto quel marasma, che non riuscivo a capire niente di chi fossi, cosa fossi, dissi: perché, ma magari scattando riesco a esprimere qualcosa di me. E quindi, papà, mamma, andiamo a prendere la macchina fotografica. Dai, ci servono anche noi per quando si va in vacanza, quando si va in Sicilia. E quindi niente, camera, la mia prima Nikon di 3000, e con questo facevo un po' di scatti, e niente, furono anche le prime volte che le persone vicino a me mi dissero: ehi, ma ti riesce, cioè, fare delle belle foto, fai qualcosa di strano, di interessante, cioè. E la prima reazione è stata: wow, è qualcosa che mi riesce a fare con naturalezza, senza diventarci scema. E quindi da lì il fatto di diventare adolescente, ricevere approvazione verso qualcosa ti dà una spinta. E da lì la voglia di continuare, continuare, continuare. Mi sono più interessata alla storia dell'arte di conseguenza. E poi niente, grazie a Dio siamo riusciti ad andare a iscrivermi alla scuola di Firenze, e da lì mi è partita, sono cambiata, cioè proprio. Di giorno in giorno prendevo più consapevolezza di quello che un po', di quello che ero, di quello che volevo dire, di quello che volevo esprimere. E niente, ad oggi continuo ogni volta che scatto a capire qualche cosa di me. Ed è bellissimo. Per questo il fatto di non poter scattare, di non avere lavori, mi abbatte un po', però sono contenta anche perché ho fatto varie cose che nei prossimi giorni frutteranno e mi aiuteranno anche a ritornare a scattare, insomma. Quindi. Una bellissima storia comunque, perché è nato per caso ed è una passione che continua ad essere lì. La passione è la cosa che, cioè, a meno che non mi tirino una fucilata, continuerò. Continuerò a fare finché posso, cioè veramente mi fa star bene e mi piace un sacco anche far star bene gli altri. Io quando fotografo un volto non ho preconcetti, cioè io mi approccio al volto di qualcuno con l'intenzione di uscire arricchita, perché comunque ogni volto ti dà qualcosa. Ogni persona ti dà qualcosa, ma soprattutto ogni viso, ogni lineamento va trattato in un certo modo, il trattamento della luce, il trattamento dell'angolatura. E quindi tu con la fotografia riesci ad appassionarti a ogni singola cosa, perché poi ti rendi conto che veramente ogni singola cosa ha una bellezza in sé. E con i mezzi, con la pittura, con la fotografia, con la scultura, con qualsiasi cosa, tu la puoi saltare questa cosa qua. Quindi è magia. Eh sì, è bellissimo. Dietro di me sono un sacco di piante. Io in questa quarantena mi sono data al pollice verde, ma sul serio,
Mi ispirano un sacco le piante e soprattutto non mi sento sola. In questo periodo che siamo veramente isolati, sono figlia unica, che ho un cane, due gatti che mi fanno sempre compagnia e tutto, però in camera mia ho 25 piante e mi sento in compagnia, come se ci fossero, cioè se ci fosse un tipo una sorta di festicciola. Quindi uno è bello perché si reinventa, si ricrea in questi momenti. E poi le foglie hanno la forma delle foglie, i colori, c'è questa variante, c'è questa pianta che si chiama Calathea, che arriva dal Brasile, dalle foreste del Brasile, e ha queste foglie che sono veramente, ti verrebbe voglia di tatuartele addosso. E queste foglie mi hanno un sacco ispirata per il mio ultimo progetto di Skylight, perché è un progetto. Che è un bianco e nero che verge sul verde, un po' come i primi scatti, sai quando nell'Ottocento le prime fotografie, le emozioni uscivano male, quindi il bianco e nero prendeva delle colorazioni sul seppia, Sì. sull'aranciato, sul verde. E quindi niente, ho detto vai, facciamolo un po' anche perché l'allestimento, la scenografia, loro due, un po' tutto quanto rimanda al passato per come era stato tutto quanto allestito. Tra l'altro questa è la stanza dove hanno fatto il progetto. E quindi niente, mi sono fatto un sacco ispirare da tutte queste belle piantine. Rossella Migliaccia è una grande. Cioè lei ha dato un nome e ha fatto un libro su una cosa che era nella bocca di tutti. E niente, ma anche per i fotografi, per i creativi è stra interessante studiare il colore legato alle emozioni, legato al modo di apparire. Ma è interessantissimo, il mondo dei colori e il mondo anche delle forme, perché se tu decidi di inserire in un contesto delle sfere, tu stai facendo rilassare la persona, lo spettatore. Se inserisci delle forme morbide, uguale. Se invece crei delle linee taglienti, delle diagonali, l'immagine automaticamente diventa dinamica. E quindi sì, quando mi arrivano delle proposte, dico, abbiamo bisogno di fare gli scatti, dico, ok, mandami qualche foto di te, mettiti davanti alla finestra che cerco di capire i tuoi lineamenti, come funzioni, e vediamo dove funzioni meglio, quali sono i luoghi che ti possono... Il colore e i luoghi che ti possono esaltare le tue qualità. E lo stesso per i vestiti, immagino. Sì, anche se lì sono un po' meno forte, nel senso che non dovrebbe studiarsi le forme, cioè le forme del corpo. Però, per esempio, se tu hai diciamo un difetto, nel senso che magari sei a forma a rettangolo, non devi mettere un abito che valorizza proprio un rettangolo, ma devi magari far sì che questo rettangolo prenda un altro tipo di forma. Però sai, quello ci vorrebbe più una consulente di immagine, cioè sarebbe bello anche fotografa e avere la consulente di immagine, sarebbe una bella combo quella. Beh, sì, anche perché immagino che tu non scelga i vestiti dei modelli, li scelgono loro, no? Allora, senti, io do consigli. Tra l'altro, vabbè, dai, lo dico. Giovedì pubblico finalmente il mio sito web. Che te dici? O qualcuno potrebbe anche dire: ma come, non ce l'avevi ancora? No, perché secondo me il sito web, un creativo, se lo deve creare quando si sente pronto, quando ha del materiale e si vuole lanciare. E io, dopo 10 anni che scatto, ho detto: ok, dai, me la sento di fare un sito web. E quindi sarà un sito web della Madonna, sono molto contenta perché è fatto molto bene e sì, verrà implementato nel corso del tempo con dei videocorsi, con dei workshop, con degli eventi online, quelle cose. Sono presenti gli shooting che io realizzo, una galleria dedicata a questi, e nel caso in cui uno volesse scattare con me, deve riempire un modulo. E in questo modulo poi inserire tutti i dettagli, quindi quando vorresti scattare con me, a che punto sei della pianificazione, se sei pronto, se vuoi fare una Zoom call con me, se stai soltanto facendo un checking dei prezzi. E alla fine ti metti in contatto con me e se facciamo una giornata, andiamo a scattare, io come diciamo bonus regalo ti mando il mio PDF.
Una guida ai colori, una guida all'abbigliamento, come vestirsi per un book fotografico. E poi volevo chiederti, farti anche un paio di domande su Master of Photography. Com'è nata l'esperienza? Allora, stavo facendo la scuola di cinematografia a Milano e non stava andando benissimo, nel senso che era troppo tecnica per il mio spirito libero. Più che altro il concetto era quello di lavorare in un gruppo, avere una squadra dietro per arrivare a creare un'immagine, quando io invece alla fotografia tu lavori da solo, tu da solo al tuo immaginario, hai in testa un'immagine e la crei, ok? Senza il bisogno di altre persone intorno che Sì. magari possono confermare la tua idea, che nel senso. Non la vedo in modo negativo, ma semplicemente mi ci sono approcciata e non ci sono riuscita, ho fallito clamorosamente. E infatti durante questo secondo anno mi stavo guardando intorno, guardavo un po', ma ci sono dei corsi, delle cose da fare con la fotografia e ho visto che c'era l'application alla quarta stagione di Master of Photography che io ho sempre seguito, tipo, grandissima, grande. Si conoscono i fotografi che ho conosciuto nei libri, che ho letto nei libri, studiato, quindi. Sì, ci sono state delle persone che mi hanno motivato a farlo e niente, alla fine ci ho provato, mi avevano preso nella prima fase, poi c'è stata la chiamata Skype dove ti interrogavano in inglese ed è insomma anche lì presa e da lì a un mese poi di dare esperienza siamo stati a Roma, in questa località che si chiama La Storta dove abbiamo girato. Io ci sono stata per un mese perché sono arrivata fino alla semifinale e niente, esperienza bellissima, surreale, stranissima. Si mangiava da Dio perché c'era un cuoco Michelin che ci cucinava. Che Cuoco Michelin. bello! Stravello. Infatti, allora ero stra ingrassata. Io penso che il mio operatore all'inizio usasse una lente e poi comunque mi usavo un grand'angolo perché non c'entravo più, cioè tipo da un 50 è passato, che ne so, a un 28 mm perché veramente ero lievitata, avevo preso 3 kg in un mese, si mangiava troppo bene, poi ero mega stressata, quindi insomma mi affogavo nel cibo. E niente, il momento più bello, so che non me l'hai chiesto ma te lo dico, No, è no, vai, stata vai. la prima prova quando pensavo di fare una figuraccia perché la prima prova era fotografia di paesaggio archeologico ed ero tipo, ok, cioè, ciao, raga, che ci sto a fare qua? Mi faccio i ritratti, io fotografo le persone, non mi puoi chiedere un paesaggio archeologico. E invece poi, niente, ho fatto questo scatto, Paolo Pellegrin l'ha strapprezzato e per me Paolo Pellegrin è, cioè, sei una di quelle persone che tu leggi, studi e poi te la ritrovi accanto che ti sta commentando le fotografie che hai scattato e ti dici, ma che storia è questa? Bellissimo. E poi niente, anche portare quella. Io penso che una foto sì non la farò mai più, è stato proprio un. Non so, sei presente la foto della statua, quella Sì, drammatica contro luce. era Cioè, io bellissima. la guardo e faccio, cazzo, questa foto è bella, non sembra neanche che l'ho fatta io, ma io l'ho fatta. Non la rifarò mai più, cioè veramente. E quindi niente, sono veramente contenta di aver portato uno scatto così. E niente, ma in generale sono contenta. A volte mi mangio le mani perché comunque ho fatto questa esperienza quando ero molto giovane, nel senso, ad ora magari poi niente, cioè, non si può prevedere niente, però. Mi sarei approcciata in una maniera più matura e differente anche nei confronti della prova Home Sweet Home, che era quella dove dovevi rappresentare il tuo concetto di casa. Ora che con questa quarantena, che stai a casa tutti i Mamma giorni, mia. potrei cioè, magari sì, hai una percezione un attimino diversa. E, tra l'altro, marzo dell'anno scorso ho letto un libro sulla fotografia di Susan Sontag, molto interessante perché ti spiega come cosa facciamo noi con la macchina fotografica. Quando andiamo all'estero, scattiamo delle fotografie a un posto e quello che facciamo noi è far diventare familiare quello che ci è estraneo. Quindi è tipo uno scudo protettivo che tu
pratichi su, cioè, che ne so, vai a Parigi, mi fai una foto davanti alla Torre Eiffel, che ti metti lì e ti fai una foto, e quindi tu hai la testimonianza di essere stata a Parigi, quel luogo l'hai fatto tuo, perché ci sei anche tu. Fare delle foto invece alla propria famiglia vuol dire prendere la camera e guardare quelle persone da un punto di vista diversissimo rispetto a come sei solito guardarle, cioè quello che è familiare improvvisamente diventa estraneo. E io non ci avevo ancora pensato di fare questo salto mentale qua al tempo. Ed è il motivo per il quale poi ho fallito clamorosamente, perché io ho un'affezione incredibile per la mia famiglia, la sento tantissimo, la tradizione, il concetto di famiglia. E già il fatto di entrare a casa con le telecamere ero molto... aiuto. Mi andava tantissimo. E poi avevo tanta responsabilità addosso perché volevo fare gli scatti che riuscissero a rappresentare l'amore che provo verso la mia famiglia, e alla fine ho fatto la cosa opposta. Sono stata a casa, ho perso. E quindi niente, ma proprio perché i miei non li fotografo mai, per me non hanno bisogno, non devo capirli, io so già come sono, quindi se mi dai la camera in mano, io non ho idea di come. Di come fotografarli, cioè non li voglio fotografare. Pensa che è strano, nel senso a livello psicologico comunque qua, perché è stranissimo, perché comunque dovrebbe essere magari in qualche modo più semplice fotografare loro piuttosto che un cliente che magari, boh, non lo so, con l'ansia non accontenti, e invece... Ah, è vero, ma anche le mie migliori amiche. Il mio ragazzo, non riesco a mettere la mia professionalità con quelle persone, cioè non riesco a fare gli scatti che veramente non lo so, perché magari va via la mia professionalità che invece ho quando ho di fronte a me qualcuno che mi ha chiamata, mi vuole perché si fida di me. È interessante, come hai detto te, è tutto un fattore psicologico. E poi fotografia e psicologia, mamma mia, sono due rami che si intrecciano così come il DNA, cioè è bellissimo. Assolutamente. Penso che sia anche un sacco difficile riuscire a dare sensazioni a chi guarda quella foto. E tu, a parer mio, ci riesci benissimo. Tu sei davvero bravissima, riesci a trasmettere davvero emozioni con le tue foto. Ed è, secondo me, la cosa più difficile in assoluto della fotografia. Allora, sì, è vero, cioè, più che altro, quando si parla di emozioni, secondo me una persona deve veramente, il discorso è molto ampio, però è difficile quando, è difficile riuscire a far emozionare più persone con il tuo punto di vista. Cioè, se tu racconti nelle tue fotografie un'emozione, quale là, la nostalgia, la malinconia, è molto probabile che tu riesca ad acchiappare più persone. È molto interessante quando tu vuoi accentuare un'emozione e non è detto però che gli altri riescano a immedesimarsi nelle tue immagini. Quindi è un grande onore. È una cosa bellissima quando, come esempio, come hai detto tu, riesci a sentire le emozioni dietro agli scatti. Infatti è un po' il goal dei fotografi, no? Cioè che tu dici, ok, voglio fare il fotografo e se voglio fare il fotografo devo anche creare un linguaggio mio, personale, perché io mi devo differenziare da tutta la competizione che c'è là fuori. Però un fotografo non può partire facendo degli scatti che capisce solo lui. Lui deve prendere ispirazione da chi ha fatto la storia della fotografia. Diciamo che dietro ogni scatto che fai ci deve essere la consapevolezza di quello che hanno fatto gli autori nel passato. Okay? Quindi, per esempio, ci sono dei fotografi che a un certo punto della loro carriera si sono resi conto che non c'era più bisogno di scattare un certo tipo di bellezza, tipo un viso
esteticamente corretto, bilanciato, proporzionato per rappresentare il bello. Ma il bello poteva essere in qualsiasi cosa, anche in una bottiglia di latte mollata su delle scale di un appartamento. Cioè, qualsiasi cosa può essere bella. Quindi, quando entri nella mente, nel processo creativo, cioè, conosci e condividi questo tipo di approccio, automaticamente ti viene anche a te durante uno shooting, di fare uno storytelling intorno al soggetto, nel senso che, per esempio, sto facendo le foto a Martina, che è di solito la mia musa ispiratrice. E io non mi butto solo su Martina, ma racconto il contesto e posso andare a fare gli scatti a qualcosa che apparentemente non è esteticamente potente quanto può esserlo Martina, ma lo diventa se verrà fatto e rispettato in un certo modo. Ok? Diciamo che ci deve essere sempre, per esempio, in questo ultimo progetto, in Skylight. Io ho preso grandissima ispirazione dagli scatti della Giulia Margaret Cameron, che è stata la prima fotografa donna della storia a fare un lavoro della Madonna. E niente, tu sai che lei lo ha fatto. E quindi quando magari sei lì che stai scattando delle foto a qualcuno, dici, ah cavolo, la Cameron qui avrebbe fatto in questo modo. E quindi di conseguenza lo fai anche tu, ma è un riflesso inconscio. E questo è bellissimo, perché poi riguardi il tuo repertorio e fai, ah cazzo, ma io come mai ho fatto questa foto? Poi scopri, 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 vai a approfondire e dici, ah ecco, perché quando avevo fatto la scuola di fotografia mi era presa benissimo per questa fotografa che faceva questo tipo di fotografie correndo il pittorialismo, e da qui che ho preso ispirazione. Quindi è proprio il concetto del processo, seguire il processo e non arrivare a uno shooting e dire, ah, ok, ho studiato, devo fare questa foto perché l'ho vista fare in un sacco di riviste, la voglio fare anch'io. Cioè, secondo me non c'è cosa più peggiore che ispirarsi a un cliché. Cioè, secondo me è bello che tu sei davanti a una persona e tu sei ispirato da quella persona e la interazione tra te e quel soggetto può veramente creare un'immagine, un qualcosa di unico. Allora, grazie mille. Spero che tu sia soddisfatta. Sì, sei una persona splendida, sei davvero fantastica e ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata perché è stato molto divertente.